Buonasera dallo studio centrale di TV6, benvenuti a un nuovo numero di replay contro il Monza, la prima forte emozione di questo campionato, ma domani si torna già in campo nella 14ª giornata del campionato di Serie B alle ore 19 in programma Pescara-Brescia. Dunque i biancoazzurri escono per la prima volta dalla zona caldissima della classifica, è un tour de force fino alla fine del mese, seconda partita consecutiva all'Adriatico domani contro il Brescia. Parleremo dunque di questa gara con tanti amici, saluto Andrea Costantini in studio, buonasera Andrea, ben ritrovato. Buonasera Enrico, buonasera. Un saluto al nostro regista Maurizio D'Agostino. Qui vado a salutare subito gli ospiti collegati, i colleghi Antonio De Leonardis, buonasera Antonio, buonasera, Francesco buonasera. Francesco, buonasera Francesco, Riccardo Salve. Clinco, buonasera Riccardo, poi buonasera. Saluto William Carosella, buonasera William, buonasera, ben rivisto, e troviamo subito collegato con noi il direttore sportivo Andrea Iaconi, buonasera Iaconi, grazie per aver accettato il nostro invito. Ovviamente Iaconi è il doppio ex di Pescara Brescia, 14 anni nella società biancoazzurra, 4 anni nel Brescia di Coreoni, era giusto sentire proprio il suo parere, lo avremo collegato con noi per circa un quarto d'ora. Allora partiamo proprio subito da lui. Iaconi, intanto sorpreso da questa vittoria del Pescara contro il Monza, corazzata della Serie B? No, sorpreso no, però il Pescara è in crescita con il cambio dell'allenatore. Mi sembra che l'ho vista la partita col Monza e Pescara ha meritato di vincere. Si sta aggiustando, penso che Preda stia lavorando abbastanza bene, ha messo le cose a posto. Io non credo che il Pescara possa lottare per la retrocessione perché ha un organico di livello, secondo me ha avuto mille problemi di infortuni, quindi adesso sta recuperando un po' tutti e quindi penso che farà il suo campionato come l'avevano programmato. Ecco, Breda 7 punti in 4 gare, Oddo 4 punti in 9 gare, secondo lei come si spiega questa metamorfosi improvvisa? Guarda, Massimo ha avuto tanti problemi dall'inizio, ha giocato sempre con formazioni rimaneggiate, io adesso all'interno non so cosa sia potuto succedere, perché si dicono tante cose, magari che non andava d'accordo con qualche giocatore, però dal di fuori è difficile capire. Io penso che Otto sia un buon allenatore, ha avuto qualche problema negli ultimi anni, però l'aveva già dimostrato a Pescara di essere una persona intelligente e brava. Capita a volte che si parte male, il Pescara si è ritrovato in fondo alla classifica, è normale poi che una società che deve salvaguardare il proprio patrimonio cambi allenatore, di solito succede sempre questo e mi sembra che ogni volta che il Pescara poi riesce a tamponare indovina quasi sempre le scelte, vedi l'anno scorso con Pirlon. Complimenti. Due anni fa, perché lo scorso anno si salvò con Sottil, sì, l'anno scorso con Sottil, sì, con Sottil, grazie a quel rigore trasformato a Perugia da Masciangelo. Allora, entriamo subito con lei nel vivo di Pescara Brescia, poi con gli altri amici torneremo a parlare anche della vittoria sul Monza. Pescara e Brescia sono le tappe più importanti della sua carriera, Pescara 14 anni, Brescia 4 anni con la gestione Coreoni e soprattutto due elementi che caratterizzano questa lunga esperienza, Verratti nel Pescara e Tonali nel Brescia. Sì, sì, diciamo che io, che Verratti, vabbè, tutti e due avevano 14 anni, sia Tonali che Verratti, io ho avuto degli ottimi collaboratori che sono andato a trovare questi ragazzi, a dire il vero. Verratti me l'aveva consigliato Repetto, poi Di Mascio lo ha seguito e l'abbiamo preso. Tonali invece me l'ha consigliato il nostro allenatore del,
degli allievi Volpi, vi ricordate la mezzala della Sampdoria, sì, che allenava gli allievi, e poi con Stefano Cordoni, il mio collaboratore, l'abbiamo preso dal fallimento del Piacenza, mi pare. Sì, sono ottimi ricordi, giocatori, ragazzi forti. E devo dire che anche quest'anno sia il Brescia sia il Pescara sono partiti male, però il Pescara ha avuto tanti infortuni, il Brescia ha avuto tante defezioni per via del Covid, e quindi secondo me il campionato lo stanno iniziando adesso, hanno giocato per tanto tempo in formazioni rimaneggiate, tutti e due hanno cambiato allenatore. Mi pare sia Dionigi che Breda stanno facendo bene, stanno mettendo le cose a posto, sono secondo me due squadre forti. Il Brescia, a mio avviso, è ancora più completo del Pescara, recuperando tutti, la coppia d'attacco Donnarumma, Torregrossa, sono giocatori forti per la categoria. Senta, invece, come vede Cellino come erede di Corioni, che a Brescia è come stato scibiglio un po' a Pescara, no? Due esperienze quasi simili, contestati entrambi. Sono presidenti storici, Scipiglia, Corioni, fanno parte della vecchia guardia, gente. Cellino più di tutti capisce il pallone, poi ha un carattere un po' strano. Lo stesso Corioni, presidente storico, io mi sono trovato benissimo con lui perché mi ha lasciato lavorare. Noi avevamo le cose che accomunano le due società, e che mi sono ritrovato con situazioni economiche disastrose sia da una parte che dall'altra, perché tutte e due venivano da retrocessioni dall'A alla B, quindi con contratti faraonici, e a Pescara, per mettere a posto la situazione, ci sono voluti 8 anni. A Brescia l'abbiamo fatto con 4, però io ho avuto la fortuna, quando sono arrivato, di avere ragazzi bravissimi. Sono andati tutti in Serie A, quindi abbiamo fatto tantissime plusvalenze, fino a rimettere quasi a posto la società, perché del tutto non l'abbiamo messa a posto. Allora, ci sono gli altri amici in piattaforma che faranno con lei una domanda o una riflessione, poi la lasciamo. Iniziamo dal... ecco, è inquadrato William Carosella. Allora, partiamo dal più anziano, William Carosella. William, hai rivisto Andrea Iaconi dopo tanti anni. Sì, ho salutato Andrea. Lo saluto molto affettuosamente, perché abbiamo vissuto, io in particolare, ho vissuto degli anni bellissimi seguendo il Pescara, e specialmente con la presenza di Iaconi, che è stato sempre una persona molto molto disponibile, e questo sicuramente ci ha permesso di trattarlo come un famiglia, un fratello, per cui non c'era nessuna puzzetta sotto il naso, e quindi potevamo tranquillamente parlare di calcio e anche essere critici nei suoi confronti o nei confronti della società senza nessun problema, perché Andrea veramente è un vero signore. Andrea, grazie. Però con William Carosella hai dovuto spesso discutere per Galeone, entrambi amate ancora questo allenatore, con William trovavi la porta sfondata, no? Sì, vabbè, William è un super tifoso di Galeone, ma anch'io, guarda, l'ultima telefonata me l'ha fatta stamattina, perché è stato poco bene ultimamente. E quindi ricordiamo spesso quegli anni, è vero, no? Io, per quello che mi riguarda, ho sempre coinvolto le persone, riesco meno a Teramo. Vabbè, non apriamo questa parentesi, perché c'è un amico che dopo le dirà qualcosa. Totò De Leonardis invece, Totò.
Ah, intanto saluto Andrea, fa sempre piacere rivederlo, risentirlo, perché in effetti insomma, la sua esperienza a Pescara è stata lunga, direi soprattutto laboriosa, perché Andrea ha dovuto gestire diciamo, il periodo peggiore della gestione civile, quando c'era da fare cassa, insomma si è inventato delle situazioni in quel momento. Basta dire che so che io mi ricordo sempre che so, un giocatore si chiamava Artipoli, fece un esordio in Serie B e venne venduto il giorno dopo, alla squadra di Serie A, a Sampdoria. Quindi voglio dire, lui ha avuto una parte importante, direi decisiva in quel periodo peggiore della lunga gestione di Scipice, che pure ci aveva dato diverse tante soddisfazioni. Volevo sapere da Andrea, ecco, come è cambiato, voglio dire, soprattutto nella gestione del mercato, delle società, di società che hanno più o meno, possono avere problemi, cioè c'è questa... oggi è difficile, voglio dire, mantenere un organico, lanciare, gestire un organico anche all'interno del proprio vivaio, voglio dire, dove pure insomma c'è un lavoro importante, però è difficile portare su giocatori che possono fare una carriera diversa, anche perché restano pochissimi anche nella società. Guarda, io ho avuto la fortuna sia a Pescara che a Brescia di trovare dei settori giovanili importanti anche all'epoca, perché vabbè, a Brescia ho trovato tantissimi ragazzi. A Pescara la svolta fu quando acquistammo la Renato Curi e da lì abbiamo fatto tantissime plusvalenze nel giro di 6-7 anni, pur sfiorando anche la Serie A, qualche volta siamo retrocessi, abbiamo fatto di tutto, ma era troppo importante rimettere a posto la società, perché si stava soffocando, erano troppi gli impegni presi, e quindi sono stati bravissimi i calciatori di quell'epoca a ridursi gli stipendi. Mi ricordo Gelsi, che guadagnava tantissimi soldi a Perugia, venne qui, spalmò il contratto di un anno a Perugia con tre anni nostri alla stessa cifra, i vari Terracenere, lo stesso Carnevale, quindi tutti hanno aiutato il Pescara a quel tempo. Totò, adesso è cambiato tutto. Adesso siamo ricattati dai procuratori, fai un anno di contratto, non va bene, ne fai tre, vanno in scadenza, te li lasciano in scadenza, si pensa molto ai propri affari, alle proprie cose. I giocatori sono meno disponibili di prima, resta il fatto che il calcio in queste città bisogna farlo con i ragazzi, lavorare soprattutto sui ragazzi e farli arrivare in prima squadra per poi fare il loro corso. E questo è diventato un po' più difficile. Poi mettici la situazione attuale che ci ammazza. Certo. È andato via l'audio? Sì. L'abbiamo ancora Iaconi, mi sembra che non c'è più audio. Non sentiamo più Iaconi. Ditemi dalla regia se è successo qualcosa. Allora, intanto abbiamo sentito la risposta di Andrea Iaconi anche su questo discorso sui giovani. Ecco, credo che sia tornato l'audio di Iaconi. E Francesco Di Francesco. Andrea, quanto... ha inciso nella tua carriera anche la conoscenza, l'amicizia, la stima che Luciano Moggi aveva per te, e se oggi è tutto più difficile rispetto a prima portare a termine alcune operazioni? Guarda Frangè, io Moggi nella mia carriera è stato importante, perché io quando ero al Giulianova lui mi in pratica mi fece andare alla Samme Tese,
e lì per me fu un grande salto, perché da Giulianova a San Benedetto, società di tradizione, ho iniziato in pratica lì la vera. Abbiamo sempre qualche problemino, forse è così. Mi ha aiutato molto. Poi piano piano mi sono allontanato perché non condividevo le persone che gli stavano attorno. Adesso l'ho sentito qualche volta, ma devo ammettere che nel momento giusto mi ha aiutato. Allora, chiudiamo con Riccardo Clinco. Riccardo, tu sai bene quello che ha realizzato Iaconi a Pescara, poi le ho seguite anche al Brescia. C'è qualche curiosità che vuoi levare? No, guarda, io vorrei chiedere ad Andrea una cosa un po' più attuale, visto che ha visto il Brescia ultimamente, ha visto il Pescara e prima ha detto che il Brescia, secondo lui, come organico è più completo del Pescara. E visto che adesso siamo in procinto del mercato, che consigli daresti per il mercato al Pescara, visto in che ruolo andresti a completare la squadra? Questa è una domanda difficile, perché non devi stare dentro per sapere cosa serve. Io ho visto quasi tutte le partite, sia del Pescara che del Brescia, perché le seguo, capite perché. Io ritengo che siano due squadre quasi complete. Tutti quanti a Pescara parlano della punta, manca la punta, manca, d'accordo, può darsi che mancherà una punta, ma il momento in cui recuperi Setter, non è facile andare a trovare un giocatore, a mio avviso, che vada bene con Setter, perché l'ultima partita che ho visto col Monza è stato devastante, quindi, però devastante stando da solo, con Galano dietro o con un altro, e metterci, ma come? Maestro, sì, esatto, mettere un'altra punta a fianco di Setter, non lo so, ho qualche dubbio, però queste sono cose che sapranno i direttori del Pescara, il presidente, sanno meglio di noi, vivono giornalmente lo spogliatoio e gli allenamenti. Io ritengo che la squadra che ho visto contro il Monza sia una squadra giusta che possa fare tanti punti. Poi è chiaro che al giorno d'oggi la cosa difficile non è prendere il giocatore, la cosa difficile è fargli fare 30 partite, perché il settore sanitario è diventata la cosa più importante per una società. Più del calciatore, perché se tu prendi i calciatori, come è successo a Pescara, come è successo a Brescia, e non ti giocano, ha voglia di fare mercato. Pescara ha avuto i difensori tutti fuori, è complicato, sono giocatori forti, Bocchetti è un giocatore forte, Ante è un giocatore forte, ma se poi non ti giocano è un problema. Io ritengo più che bisognerebbe investire su queste cose, su un bravo dottore, bravissimi fisioterapisti, questi fanno punti. Quando non hai i calciatori puoi subire solo critiche, perché non ci si capisce niente. Iaconi, per chiudere, la partita di domani potrebbe essere più difficile di quella contro il Monza? Secondo me sì, perché il Monza ti lascia giocare, è una squadra che palleggia. Quindi quando l'aggredisci vai in difficoltà, il Brescia è più abituato a fare questo tipo di partite, la partita sarà difficile, non riesco a fare un pronostico, perché sono due squadre importanti che vengono da una piccola crisi, quindi non riesco a capire cosa può succedere. Va bene, vedremo domani. Andrea, grazie per essere stato con noi, abbiamo mantenuto il patto di tenerlo un quarto d'ora, massimo 18 minuti esattamente.
speriamo di rivederla sugli spalti anche dell'Adriatico, perché è sempre legato ai colori bianco-azzurri. Grazie e tanti auguri. Grazie. Buon Natale. Grazie a voi. Ciao. Grazie, saluto a tutti. Grazie. Ciao. Vorrei andare da Andrea Costantini, ciao, intanto Francesco, sulle novità della giornata in casa Pescara, perché ci sono buone notizie, no Andrea? Sì, poi più tardi vedremo anche delle immagini dell'allenamento sostenuto questa mattina allo stadio Adriatico Cornacchia, allenamento di rifinitura in vista della gara di domani ore 19 contro il Brescia. Galano ci sarà, è regolarmente convocato, era in dubbio, nella giornata di ieri era stato a riposo dopo quella piccola tirata al muscolo nella zona dell'adduttore, un infortunio che si era procurato nel corso della gara contro il Monza quando aveva tirato in porta, aveva segnato il primo gol. Poi ha chiesto la sostituzione, ieri è rimasto a riposo, ha sostenuto una ecografia che però si è rivelata sostanzialmente pulita, quindi non ci sono problemi muscolari per lo stesso Galano che sarà convocato, e anzi ci sono buone probabilità che lo stesso Galano sia in campo dal primo minuto. Invece Enrico, bisognerà vedere la situazione di Damir Seter, che è stato in campo per più tempo del previsto contro il Monza, doveva uscire intorno all'ora di gioco, poi è uscito intorno all'80esimo, questo sforzo extra potrebbe indurre il tecnico Breda a farlo partire dalla panchina e quindi insomma circa le aspettative potrebbe invertirsi la situazione dei due attaccanti del Pescara, con Galano in forte ascesa nell'11 da titolare, Seter che potrebbe partire dalla panchina. Sì, torniamo un attimo alla partita con il Monza. Seter è diventato davvero un elemento imprescindibile per questa squadra. Totò, lo chiedo un po' a tutti, a William, Totò. Ma sicuramente, io credo che sia l'unico giocatore insostituibile per questa squadra, almeno in questo momento, aspettiamo che crescano anche altri, però c'è quello che ha fatto col Monza, ma quello che aveva fatto prima col Cittadella, ma anche col Chievo, è un giocatore devastante, cioè adesso basta con lui il campo, ovvio che è tutto più facile, la squadra dice più compatta, certo, perché poi deve solo buttare la palla avanti e lui sullo spazio ti massacra. Lui, quello che ha fatto l'ultima partita, 4 palle gol in un giro di un quarto d'ora e poi si guadagnato il rigore, poi ha trasformato il rigore, è veramente in questo momento, come in questo momento, io lo sapete, è dall'inizio che penso che questo sia un grande giocatore che è destinato a una grande carriera, e lo sta ribadendo, e ovviamente ecco, Rico, dei problemi fisici. Ecco, sì, Andrea Costantini mi dice che stanno andando in onda le immagini dell'allenamento di stamane allo stadio Adriatico, alla rifinitura, con Galano e Seter. Era proprio Galano e Seter, quindi insomma la coppia penso che possa essere confermata. Galano insomma si è ripreso, però ripeto, a mio avviso Seter è il giocatore che fa la differenza, e l'ha fatto purtroppo in negativo quando anche nel periodo di Oda, proprio perché non ha giocato. Insomma, William, invece un altro elemento che sta diventando insostituibile questo Bocchetti, a parte il gol realizzato in zona Cesarini, ma nelle retrovie ha dato davvero sicurezza un po' a tutti i compagni, sei d'accordo? Beh, qualche gol però l'abbiamo preso, diciamo, no? Quindi sì, sicuramente sarà una soluzione a questo problema della difesa che da anni ci portiamo indietro. Che ci portiamo dietro, e quindi sui calci piazzati prendiamo sempre gol, e quindi c'è ancora da gestire bene la difesa. Per quanto riguarda Seter, io ritengo che faccia reparto da solo. Seter giocava prima con le spalle alla porta e quindi Seter era inutile con Oddo. Poi veramente non giocava con Oddo perché ha fatto solo 2 partite. No, ho capito, si è infortunato, poi va bene, d'accordo, però non giocava come gioca adesso. Nel momento in cui la squadra indietreggia un po' perché magari ha la necessità di rifiatare oppure di mantenere il risultato, Seter davanti, come abbiamo visto nell'ultima partita, ha fatto reparto da solo, ma non ha fatto quasi sempre, quindi è un giocatore imprescindibile. Speriamo che possa veramente avere i 90 minuti tutte le partite, cosa che magari è un po' difficile. Ecco, prima però Andrea ci diceva che domani probabilmente non giocherà dall'inizio, ci sarà Galano, ecco, i dubbi saranno sciolti domani nelle ultime ore, perché bisogna anche
gestire un po' l'energia. Io la partita con il Pisa non ho capito perché è stato impiegato negli ultimi minuti, non dall'inizio, tenuto conto del fatto che l'allenatore ha detto che praticamente poteva giocarsi una sostituzione impiegandolo dall'inizio. Però io credo che se fosse entrato dall'inizio noi la partita col Pisa l'avremmo vinta. Riccardo e Francesco, insomma, è un nuovo belvedere, no? Tutto sommato, in generale, Riccardo. Guarda, sì, però voglio aggiungere una cosa, sì. Scusa Riccardo. Io non riesco a capire, o perlomeno ho capito, ma non so fino a che punto abbia capito bene. La squadra prima camminava, adesso va a 300 all'ora, già a cominciare dalla partita con l'Ascoli. Ma noi veramente abbiamo, c'è stata una trasformazione. Com'è possibile secondo te, William? Ma è possibile perché, allora, un mio amico, oppure anche mio nipote, mi diceva, ma perché, ma forse stanno giocando contro l'allenatore? Questa cosa può venire in mente a qualcuno, ed è anche lecito, che poi sia vera. Io credo personalmente, io credo che proprio non sia così, però la verità è che prima ci lamentavamo che la squadra non camminava, non correva, perlomeno non si impegnava. Ma avete visto l'inizio del secondo tempo col Monza, che cosa ha combinato la squadra dopo 45 minuti? Vediamo se ci danno una risposta, vediamo se ci danno una risposta Riccardo e Francesco, perché dobbiamo andare in pubblicità tra poco. La mia risposta potrebbe essere anche che praticamente i giocatori volevano il cambio dell'allenatore perché non riuscivano a capire come dovevano giocare, oppure c'erano degli screzi. La partita a Lecce con la sostituzione di quasi tutta la squadra, e certo, io non credo che sia stata una mossa giusta, o perlomeno gradita in particolare ai senatori. Bene, sentiamo Riccardo e Francesco su questa riflessione di William e poi andiamo in pubblicità. Riccardo. Guarda, onestamente non lo so, però io non credo che i giocatori volessero il cambio di allenatore, forse qualche giocatore preferiva magari essere impiegato in un ruolo diverso. Ma è normale, scusa Riccardo, ma è umano che sia così, ma perché vogliamo colpevolizzare o non colpevolizzare o magari fare la squadra prima camminava, dopo però, ha cominciato a correre. Cerco anche allora, lo spieghi per favore, caro Riccardo. Cerco anche di darti una spiegazione. Forza Riccardo. Sì. Molte volte le squadre vengono anche fatti dei carichi che piano piano vengono smaltiti giocando. Quindi può anche essere che la squadra era pesante. Però ti prego di farmi parlare. Sì. Grazie. Però ma è un'ipotesi. Io ti ho detto che non la so la verità. Sto dicendo che a livello fisico anch'io ho visto una trasformazione della squadra, corre molto di più e soprattutto è più combattiva. Però vorrei dare una spiegazione leggermente contraria alla tua, dicendo che può essere che all'inizio hanno fatto dei carichi più pesanti e che adesso si stanno piano piano alleggerendo. Questa è una spiegazione. Un'altra spiegazione potrebbe essere che qualche giocatore non andrebbe a essere messo in qualche posto nel campo e magari preferiva essere impiegato in maniera diversa. Una terza spiegazione potrebbe anche essere che ci vuole un po' l'amalgama dei giocatori, di conoscersi. Un'altra spiegazione potrebbe essere che siamo stati l'ultima squadra ad iniziare la preparazione. Ce ne sono tante di spiegazioni. Io non le so. Ma non possono essere messe in pratica dopo 5 giorni, capito che voglio dire? Cioè, William dice troppo veloce la metamorfosi. Sentiamo sì, Francesco. Francesco. Tutto quello che dice Riccardo. Sì, scusami, William. Ok. Dei tempi tecnici, ma non dall'oggi al domani con la bacchetta magica, non esiste. Francesco. Sì, velocemente ha detto bene William, dall'oggi al domani. Non c'entra nulla purtroppo la preparazione o l'altro. C'entrano secondo me, anche perché mi sono permesso di parlarne con un appassionato di calcio che non è tifoso del Pescara, semplicemente piace il calcio, seguirlo, con un professore in psicologia. E io lo riporto molto terra terra, ma mi parlava di motivazioni, di stimoli. Inconsciamente un giocatore
è portato a rendere meno di quello che può dare se non c'è fiducia, se non vive in un clima che lui riesce ad accettare. Ripeto, si parla di motivazioni positive o negative. Evidentemente le motivazioni, a volte l'entusiasmo, ti portano a fare delle cose superiori alle tue capacità o comunque in linea con quelle che sono le tue capacità, le aspettative. Evidentemente con la gestione precedente, con Oddo, non tutti avevano queste motivazioni, ma da qui appunto a parlare dei giocatori che lo fanno apposta, che sembravano non in grado di reggere il palcoscenico della B, di colpo, come diceva William, tutto il contrario, diventano bravi, ce ne passa. Ripeto, io riporto l'unica spiegazione che secondo me è valida, proprio quella di uno psicologo che studia il modo di comportarsi delle persone e che giustamente lui dice, senza rendersene conto, involontariamente, l'entusiasmo, non sto inventando niente io, l'entusiasmo, se vogliamo, e lo so che Totò non è d'accordo. No, sentiamo la chiave di lettura di Totò, ognuno dà la sua versione, nessuno ha la verità assoluta, no, perché non lo sappiamo. Appunto, sì, ma la tua idea è questa, sentiamo Totò. Okay. Giustamente, no, sentiamo, non è Totò. La mia idea, è quella, mi sembra la più vicino. Sì, Totò, e poi andiamo in pubblicità, avviso la regia. Totò. Velocemente, se io dicevo, scusami Francesco, abbiamo dei tempi mirati perché ci sono dei collegamenti già previsti, vi chiedo scusa. Totò. No, voglio dire, quello che stiamo vedendo intanto, io parlo soprattutto di condizione fisica. Noi abbiamo visto Valdifiori, la prima partita vera che ha giocato è stata quella dell'altro ieri, voglio dire. Bocchetti, le prime partite le ha fatto l'altro ieri, ma non è questione di averci allenatore. Non erano in grado di dare sul piano fisico qualcosa di più alla squadra. È stato questo il grosso problema, soprattutto perché capitate, cioè questi pezzi importanti, c'erano i pilastri del centrocampo, della difesa, anche dell'attacco con Galano, che a un certo punto erano impreparati e i tanti infortuni sicuramente hanno creato questi problemi, al di là di tutto. Sicuramente c'è probabilmente anche una preparazione sbagliata, perché questo io so che insomma è cambiato anche qualcosa sul piano dei preparatori all'interno della società, perché evidentemente il problema è quello, più che stare a sentire insomma il fatto del giocatore che rema contro, piuttosto magari ecco, a sentire la dichiarazione di oggi ci resti un po' male di questi giorni in cui i giocatori anche veterani che parlano insomma adesso ci sentiamo una squadra vera, siamo tutti uniti, cioè sono banalità che purtroppo fanno parte del calcio, però io ritengo che sia una situazione convincente che abbia creato questa partenza falsa del Pescara. Prima William parlava di Ceter che non giocava così, ma te ricordi il gol con Cittadella? È partito da metà campo, sono parato tutti, sì, da solo. Era gestione di Oddo prima, voglio dire, quindi non c'entra niente il fatto che adesso gioca diversamente. Sicuramente gioca diversamente perché la squadra è più compatta e con Ceter davanti, a mio avviso, ha la possibilità di ribaltare il gioco in un lampo, ed è quello che è capitato. Tutto bene. Qua, la mia idea. Allora, Andrea, ci sono altre novità di giornata? Adesso andiamo in pubblicità su qualche situazione tra i B. Beh, certamente un ex allenatore del Pescara, non fortunata la sua parentesi, ovvero Ballardini, torna nuovamente in pista nel Genoa, perché proprio oggi è arrivata l'ufficialità dopo l'esonero di Rolando Maran a seguito della sconfitta di ieri del Genoa a Benevento. Ebbene, Ballardini torna nuovamente sulla panchina della squadra di Preziosi. Questa è la principale novità. Bene, andiamo in pubblicità e torneremo in studio tra qualche istante. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini,
Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'oro, materassi e biancheria, per sognare. Il superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Entriamo in studio per la seconda parte di Replay. Sono rimasti collegati con noi Riccardo Clinco, Francesco Di Francesco, William Carosella e Antonio De Leonardis, e ora siamo collegati con un volto molto noto nel mondo del calcio, molto noto anche in Abruzzo, perché pensate, lui ha giocato in maglia bianco-azzurra nella stagione 77-78 in Serie A con Cadè. Fece anche l'esordio in quell'anno con 24 partite, poi è andato a giocare a Brescia. Da allenatore ha iniziato la carriera anche qui in Abruzzo, a Vasto, e poi è tornato anche a Brescia in panchina allenando un certo Roberto Baggio. È con noi l'allenatore Gianni De Biasi. Buonasera mister, ben rivisto e ritrovato.
Ciao Enrico, un saluto a tutti i tifosi pescaresi, un abbraccio a tutti gli amici che ho in Abruzzo, perché tra Vasto e Pescara ho ancora un sacco di amici. Pescara è stato il primo amore, però, quell'esordio in Serie A nel 77-78 con Cadè, arrivava dall'Inter De Biasi, poi ha fatto una bella carriera. Ecco, il ricordo di Pescara in quella stagione che non fu molto fortunata per l'esito finale. Sì, credo che sia stato per me un anno veramente molto bello, perché l'esordio in Serie A, ho esordito addirittura Vicenza contro il Vicenza di Pablito Rossi, visto che è mancato da poco, grandissima persona, ho esordito quel giorno lì e ho rischiato anche di far gol in una partita, finì 0-0. Ma credo che sia stata un'esperienza per me molto molto importante. Pescara mi è rimasta molto nel cuore, perché l'ho vissuta bene, avevo 21-22 anni, ricordo 21 credo di averne avuti, e quindi come giovincello alle prime esperienze sono rimasto folgorato da questa città e al tempo stesso da un allenatore che ritengo una persona, no, che non c'è più ahimè, che è diventato poi una persona molto vicina, Giancarlo Cadè, persona di grandissima cultura, grande personaggio, persona seria, non venditore di fumo, e questo mi faceva piacere di conoscere una persona, perché poi l'ho conosciuto anche fuori quando io ho smesso di giocare. E in quel Pescara c'era anche Repetto, che oggi attualmente Giorgio, grande, del Bianco-Azzurro, grandissimo amico Giorgio, e sono molto contento che, spero che adesso il Pescara si rimetta in marcia e esca dalle sabbie mobili, e credo che il trend sia buono. Nelle ultime 4 partite 7 punti, credo che sia un trend straordinario, e mi auguro che un contributo lo dia anche un mio ex giocatore, Nedian Memushai, che sì, se adesso ne parliamo, le faccio altre 2 domande, poi la lascio agli amici che sono collegati con lei, perché Enrico, Pescara e Brescia sono prima un po' gli incroci della sua carriera, perché dopo Pescara è andato a giocare a Brescia per 5 anni, poi da allenatore le cose più belle con Roberto Baggio, quella salvezza a Brescia, anzi tante cose belle, perché c'è la doppia promozione col Modena, porta in A il Torino, le qualificazioni agli europei con l'Albania, poi dal luglio 2020 CT dell'Azerbaigian, quindi tanta roba questo De Biasi anche in panchina, no? Beh, diciamo che tutto sommato credo di aver fatto qualcosa di buono, ho fatto qualcosa di buono a Torino, non solo perché ho portato in Serie A il Torino, ma anche perché l'ho salvato 2 volte, e credo che tutto sommato ho fatto meno di quello che avrei potuto fare probabilmente, non sono mai entrato in nessun carro, in nessun clan, e sono sempre stato libero. E è ancora più bello, no? Libere, sì, molto, molto più difficile da raggiungere la cima della montagna, però quando arrivi in cima vedi un panorama diverso. Fidati di me, l'aria è diversa, non ci sono odori strani. Io ho sempre vissuto così, con grande libertà, e mi sono scelto di andare dove ho ritenuto più idoneo, a volte anche sbagliando, tipo l'ultima scelta che ho fatto da allenatore di club, sono andato all'Alavés sbagliando clamorosamente, a 60 anni non si può fare questi errori qua, stupidi, però io sono un romantico, sono un sognatore, e spesso e volentieri mi do la zappa nei piedi da solo. Ci parla di questa esperienza in panchina a Brescia, mi ricordo che venne a vedere proprio una partita a Brescia-Juventus, c'era un mio caro amico, il professionista, il dottor Rocco Pilotti, che voleva conoscere Roberto Baggio, lei lo fece aspettare negli spogliatoi fino alla fine. Cosa ha rappresentato Baggio per lei? Se ti ricordi quella partita lì con Brescia, se non ricordo male, è quella del 3-2, sì. Dove noi vincevamo 2-0 il primo tempo, e il secondo tempo poi la partita è leggermente cambiata, è finita 3-2 per la Juventus, con un sacco di implicazioni strane. E poi c'è stato anche l'ufficio di indagini, mi hanno anche chiamato, perché quella è una partita molto molto strana, è una di quelle partite che erano entrate poi negli inchieste relative ai discorsi della Juve, stiamo ne fuori. C'era Di Biagio anche con lei, no? C'era Gigi Di Biagio, e è stata una bella esperienza a Brescia, perché allenare un campione come Roberto Baggio, che dimostra di essere un campione nella sua semplicità, nella sua voglia di giocare a calcio con la gioia di un ragazzino, credo a 37 anni, quando praticamente ha giocato con me l'ultimo anno e che poi ha smesso, credo che sia stata una ed è stata la
la molla che mi ha fatto propendere per andare ad allenare a Brescia, perché io venivo da due promozioni, dalla C alla B, dalla B alla A, la salvezza in Serie A, e oggi forse ambirei a qualche altra panchina più importante. Allora, nel 2002, credo 18 anni fa, credo che l'unica vera opportunità che ho avuto era, è sempre il discorso delle parrocchie, che dicevo prima, ho avuto il Brescia, squadra che lotta per non retrocedere, però aveva un campione straordinario come Robby Baggio, e mi ha fatto scegliere di andare lì, anche perché dopo 3 anni e mezzo a Modena, io sono uno che stanca dopo un po', perché lavoro molto sulla testa dei ragazzi, e credo che 3 anni e mezzo sopportare. Ha sentito qualcun altro di quel Pescara invece oltre Repetto? C'era ancora Marinelli, Vincenzo Marinelli. Vincenzo Marinelli, che poi ho conosciuto, ho rincontrato strada facendo con gli incarichi federali che aveva, ci siamo sentiti più volte, anche quando ero in Albania mi aveva chiamato per un altro discorso, fuori dal calcio. E poi chi altri? Adesso ci pensiamo, perché ne sono tanti. Andreuzza, sì, mi ricordo che ho sentito anche recentemente. Credo che comunque sono passati degli anni, ragazzi. Totò De Leonardi si è rimasto sempre uguale, però, mister. Sicuramente. Ah, sì, certo. Eccolo qui. Il suo baffo che è come un rock. Che non si può dimenticare assolutamente. Ma, come stai? Bene? Bene, abbastanza bene. Gianni, io non posso dimenticare, tra l'altro, che sono stato proprio io in quel 77 ha fatto la prima intervista a Pescara, Rugby Garden dell'Esplanade, se ti ricordi, insomma, ci sì, benissimo, sì, eravamo al quarto quinto piano, adesso non ricordo. Sopra il terrazzo, diciamo. Ho ancora buona memoria io, stranamente. Lo so, ti sento. Ma anch'io però. Bravo. Mi ricordo, ci facevamo una pagina e poi quello che fece in campionato, quelle 24 presenze, Gianni è stato veramente una rivelazione, cioè, credo che si sia scoperto lui come calciatore, ma che l'abbiamo scoperto pure noi come calciatore, che poi ha fatto una brillante carriera. Ecco, una cosa che ti voglio chiedere, Gianni, il tuo nome è stato un paio di volte accostato al Pescara, credo l'ultima subito dopo aver lasciato la nazionale albanese. Come mai non si fece nulla? Cioè, credo che il contatto sia stato con Repetto in particolare. Giorgio mi aveva chiamato e io gli ho detto che purtroppo non potevo accettare, perché ero in trattativa per andare a allenare la Polonia, la Polonia, Lewandowski and Company, mi sarebbe piaciuto tanto. Poi all'ultima curva mi ha sorpassato un polacco e ha vinto lui la mia sfida, però gli avevo suggerito un allenatore che poi è venuto e che ha fatto sicuramente sì, esattamente, questo mi fa piacere. Allora, William Carosella, prima De Biasi ci parlava di Memushai, chi meglio di lui conosce ovviamente l'Edian Memushai? Lui con l'Albania veramente, anzi abbiamo pure qualche immagine, Andrea, non so se le ritrovi, perché con l'Albania De Biasi ha ottenuto grandi risultati. William, tu lo ricordi Gianni De Biasi, sì? Sì, lo ricordo come, diciamo, come tifoso, come, non come giornalista, perché allora non ero ancora giornalista, quindi ricordo l'anno in cui ha giocato, è stato a Pescara, ma vagamente, non è che abbia ricordi ben precisi. No? Adesso lo conosce più come allenatore, lo conosce? Sì, come allenatore l'ho apprezzato, perché appunto ha fatto una carriera veramente brillante, però come, diciamo, ricordi proprio, diciamo, mitidi. Non ne ho, insomma, e quindi non è che possa inventarmeli adesso. Allora, Riccardo e Francesco, qualche curiosità con Gianni De Biasi, anche in vista di Pescara Brescia di domani? Riccardo? No, io innanzitutto buonasera, mister. Tu sei interista, quindi sei legato. Io lo ricordo come allenatore del Torino, devo dirti la verità, se proprio lo vedo, quando l'ho visto ho detto ecco l'allenatore del Torino. No, chiaramente complimenti mister per la carriera che ha fatto, veramente. La domanda che volevo farle è: che differenza c'è tra allenare una squadra italiana e poi andare all'estero, oltre con i di lingua, in un calcio talmente diverso? Che differenza ha trovato?
Beh, io ho fatto esperienze diverse sia in club che in nazionale. Adesso sto allenando la seconda nazionale. Prima avevo allenato due club in Spagna. E ci sono differenze sostanziali dal punto di vista della cultura dello sport, e questo sia uno degli aspetti che ti dà la possibilità di lavorare con maggiore rilassatezza rispetto alla settimana stretta, o spesso volentieri anche ai doppi, tripli turni nel corso della settimana che succedono normalmente con il campionato di Serie B o di Serie A. Francesco, andiamo con te. Scusa, Enrico, sì, scusa. William, una domanda, posso farla? Prego, velocemente, sì. Io la faccio un po' a tutti gli allenatori. Quanto conta in percentuale l'allenatore in una squadra? Perché c'è una querelle fra me e Guido Colangelo, che praticamente è allenatore, ma ritiene che è il 20% che conti l'allenatore in una squadra. Beh, sentiamo, mister. Guarda, io non so se conti il 20, il 30, il 40 o il niente per cento. Sicuramente ogni allenatore ha un suo modo di porsi all'interno del gruppo. È importante che tu abbia, se tu hai dei buoni giocatori, è più facile vincere, questo è fuori discussione. Però chi è che può dare la misura e chi è che può dare la valorizzazione del lavoro di un allenatore? Chi lo segue da vicino, chi sa con quale materiale sta lavorando? Secondo me, spesso e volentieri diamo troppa importanza a quello che è l'aspetto tecnico-tattico. Io credo che per coinvolgere le persone bisogna lavorare prima sul cervello delle persone, di farle sentire partecipi di un qualcosa di importante, dopodiché tutto questo smuove delle altre cose. È chiaro che se hai giocatori di grandissimo livello tecnico è molto più facile, però quando hai un livello che si appiattisce, la differenza la fa la motivazione che tu riesci a trasmettere e la capacità che hai tu allenatore di incuriosire i tuoi giocatori per farli crescere, per farli migliorare. Io credo che questo sia uno degli aspetti più importanti, che non viene spesso volentieri da voi media messo in grande evidenza. Grazie. Io credo che da questo punto di vista qui di essere discretamente capace. Bravo mister. Francesco. Velocemente vorrei far notare che ha parlato di motivazione mister Di Biase, che non è l'ultimo arrivato. Chiusa la parentesi, io ne parlavo prima. Facciamo capire, ripeto, a che proposito. Di Biase, no, ripeto, ne parlavo prima, ma riportando quello che mi aveva spiegato uno psicologo. No, Francesco, punto a capo. Facciamo capire mister, anche a De Biasi il motivo per cui stai precisando questo, perché qui a Pescara sapete, De Biasi, sì, che c'è stato un passaggio di consegne tra Oddo e Breda. Oddo ha conquistato a pochi punti in 9 partite, Breda all'improvviso ne ha fatti di più, ma soprattutto oggi la squadra corre, mentre prima sembrava bloccata in campo. Qualcuno ha parlato di aspetto psicologico, qualcun altro di condizione che si è acquisita con il tempo. Sentiamo una sua valutazione, a prescindere adesso dalla situazione Pescara. Perché molte volte si cambia così in fretta nel vedere una squadra che ha un atteggiamento diverso, uno spirito diverso, un qualcosa di diverso rispetto al predecessore? Scusi, infatti è la domanda che volevo fare al mister, però va bene lo stesso. Preparane un altro. Importante. No, perfetto. Importante io prendere. Io credo che ci sia sempre un feeling particolare che si stabilisce tra le persone, che non sono solo i calciatori, ma anche dentro un ufficio dove lavorano più persone, dove c'è un capo al di sopra di queste persone qua. Se il capo si mette sempre sul piedistallo, quelli che stanno sotto mal digeriscono. Bravo. Grazie. Allora, ho capito tutto. Io l'avevo capito, forse qualcun altro. Facciamo completare il mister. No, frecate. Allora diciamo che tutto sommato credo che sia un discorso legato a un aspetto di leadership che deve essere calata in un contesto in una certa maniera. Adesso voi vi riferite a Oddo, ma io non sapevo assolutamente nulla da questo punto di vista qua. Credo che ognuno abbia il suo modo di operare. Credo che con il tempo le persone cambiano e possono modellare e migliorarsi da certi punti di vista. Spesso e volentieri c'è una voglia di arrivare, di bruciare le tappe che ti offusca e non ti porta a fare le cose come andrebbero fatte. Io credo che anch'io all'inizio della mia carriera ero un integralista, non voglio dire islamico, si sbaglia e poi si corregge. Esatto, col tempo ci si migliora con il tempo, e credo che
l'esperienza ti aiuti molto nel gestire gruppi di persone che diventano sempre più difficilmente gestibili ai giorni nostri. Ve lo dico io, è cambiato molto. Io ho vissuto veramente questo grande cambiamento. Ho cominciato nel 92-93 ad allenare le prime squadre, ho cominciato nel 90 ad allenare. Però vi dico che le cose cambiano in fretta. Se vai all'estero ci sono delle differenze sostanziali da tanti punti di vista, non sto qui però quello che conta sempre principalmente è stabilire un'empatia con i propri calciatori. Allora Francesco, se vuoi fare un'altra domanda perché domanda velocissima mister, com'è allenare Baggio e come Baggio fuori del rettangolo di gioco? Glielo chiedo perché io quando penso a Baggio ancora mi emoziono a 70 anni, ma di molto mi emoziono. Roby è un ragazzo che è innamorato del calcio e per lui il calcio è un gioco, è un divertimento e ha giocato fino a tardi nonostante avesse un sacco di acciacchi proprio per questo motivo. I grandi sono meno smorfiosi di certi pseudo grandi ed è molto più facile interfacciarsi con persone che hanno queste qualità qua. Poi Roby è un ragazzo molto umile, disponibile, non è mai stato personaggio, ha sempre rifuggito i media e credo che questo sia... Ha fatto parlare il campo, che è quello che dovrebbero fare tutti i calciatori. Che ci dice invece di Ledian Memushai? Ledian per me è un ragazzo d'oro, un ragazzo che ha grande qualità, che ha fatto meno in carriera di quello che poteva fare. Forse per una sua innata timidezza, però è un giocatore secondo me che ha qualità straordinarie. Vi consiglierei di vedere Francia, Albania 1-1 giocata a Rennes, dove secondo me Memushai fa la più grande partita con me e vi garantisco che è un giocatore di grandissimo livello. Voi guardate quella partita lì, loro ci pareggiano a 10 minuti dalla fine, stavamo vincendo noi fuori casa contro la Francia, non contro gli ultimi arrivati, e vi dico che Memu ha fatto delle cose da fantascienza. Allora, prima di lasciarci, una parola in dialetto pescarese abruzzese, se la ricordo oppure no? Come sti, compasti in Gabbone? Grazie mister, grazie davvero di cuore per questo contributo che ci ha dato. È stato un piacere. Arrivederci. Grazie ancora. Ciao. Arrivederci mister. Grazie davvero. Ciao. Simpaticissimo e bravissimo Gianni De Biasi. Allora torniamo ai fatti di casa nostra. Andrea, la lista dei convocati, chi prevede per domani? Tra poco andiamo in pubblicità. Allora, chiaramente come abbiamo detto in precedenza c'è Galano, che era un po' la notizia che tutti aspettavamo. Galano, lo ripetiamo, non solo è convocato ma ha buone probabilità di scendere in campo dal primo minuto, mentre Seter, che anche egli è convocato, potrebbe partire dalla panchina. Torna tra i convocati in Zita, che non c'era per la gara contro il Monza, ancora assente Busellato, ancora assente Masciangelo. Sono le immagini di stamane allo stadio Adriatico curate da Max Mucciani. Sì, Masciangelo non c'è, però sta bene, potrebbe tornare tra i convocati per la gara di Chiavari. Chiaramente sono fuori i Lungo, De Genti, Del Favero, Drudi e Asensio. Bene, allora possiamo fermarci qui, andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio per l'ultima parte di Replay. A tra poco. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest. Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare.
DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Rientriamo in studio dunque per la terza parte di replay dedicata interamente alla vigilia di questo Pescara a Brescia. Allora Andrea, c'è stata anche la conferenza del tecnico lombardo, giusto? Assolutamente sì, non c'è stata quella di Breda, ma il Pescara normalmente con i turni infrasettimanali non fa parlare nell'anteprima il proprio allenatore. Lo ha fatto invece Dionigi, che da poche partite siede sulla panchina delle rondinelle, peraltro ha conquistato la seconda vittoria su tre partite della sua gestione, quindi ha ingranato una marcia in più la squadra bresciana. Bene, andiamo a sentire dunque il tecnico delle rondinelle. Penso che ho avuto risposte su vari aspetti, non senza concentrarsi su uno in particolare. Di sicuramente, ed era quello che io ci tenevo di più, era l'aspetto mentale, e su questo penso che abbia avuto ampie risposte. E ti ripeto, non sono mai legato al risultato. Il risultato è figlio di mille componenti, però l'aspetto in tutte le tre partite fino adesso è sempre stato importante, di attenzione, di applicazione, soprattutto al di là di questo di unione. No, la partita di Pescara è una partita di crescita, cioè è stato detto anche prima di giocare con la Reggiana, doveva essere la partita della svolta, ma non è questo oggi il nostro obiettivo. Dobbiamo continuare a fare risultati, dobbiamo provarci con tutte le nostre forze, raschiando il barile, come si può dire, perché oggi la situazione è solo ed esclusivamente questa. Ma loro hanno tutto quello che ha detto hanno, perché è una squadra che all'inizio del campionato, onestamente, da quello che si leggeva, era stata allestita per provare un qualcosa di importante. Poi le vicissitudini non sta a me giudicarle, quello che è successo. Ha un allenatore preparato, un allenatore, un amico, un allenatore che sa quadrare bene le due fasi, e in più ha queste individualità importanti, e quindi è una signora squadra da affrontare. Dobbiamo continuare sulla nostra strada senza stare a pensare oltre, senza fare nessun tipo di viaggio, né in positivo né in negativo, ma essere, torno a dire, con l'umiltà che ci sta
caratterizzando e poi vediamo come finisce. L'umiltà, sottolinea Dionigi. Andrea, chi arbitrerà la partita di domani? Sarà Prontera di Bologna, un direttore di gara che non porta granché bene al Pescara, perché lo scorso anno con Prontera in campo il Pescara subì una delle sconfitte più pesanti, lo 0-3 casalingo contro il Crotone. L'ultima direzione risale a quel Pescara-Perugia 2-2 lo scorso luglio, con quei due gol in fuorigioco, il primo clamoroso di Iemmello, quella partita che designò anche che è la prima partita di Andrea Sottil sulla panchina del Pescara. C'è anche un'altra sconfitta in questo campionato, Pescara-Empoli 1-2. Invece con il Brescia in campo, con Prontera in campo, il Brescia ha un solo precedente, una vittoria 1-0 contro il Cosenza due campionati fa. Insomma, un arbitro che non porta granché bene al Pescara. Ecco, vorrei chiedere agli amici collegati, lo sostenevano prima sia Andrea Iaconi sia l'allenatore Gianni De Biasi, che la partita di domani potrebbe essere diversa e anche con più difficoltà per il Pescara. Siete d'accordo? Cioè, questa gara può cambiare lo scenario di questo campionato? Partiamo da Riccardo Clinco. Ma guarda, io non lo so, perché chiaramente lo vedremo domani, però ritengo che dopo la brillante prestazione che abbiamo fatto prendiamo sempre più in considerazione della nostra forza, quindi non credo che sarà una partita più difficile, credo che sarà una partita ugualmente difficile, ma credo che se giochiamo con la determinazione che abbiamo giocato contro il Monza possiamo portare a casa la partita. William, tu che conosci la piazza di Pescara, però sai bene, se si dovesse vincere sicuramente in molti faranno discorsi diversi. Beh, guarda, Enrico, io credo che ogni partita ha una storia a sé, spesso non dipende da te ma dipende anche dall'avversario, molte volte sono le casualità che incidono moltissimo sul risultato finale. Ha detto bene Andrea, e sono dello stesso parere, che praticamente il Monza ha giocato a viso aperto, e nel momento in cui tu giochi con una squadra che ti fa giocare, il Pescara si esprime bene, diciamo. Nel momento in cui invece c'è una squadra arroccata, una squadra che è difficile da perforare, tenuto conto delle potenzialità, diciamo, offensive che noi abbiamo, rischiamo parecchio, perché poi a livello difensivo abbiamo dei difetti. Sì, ma la mia domanda era un'altra, cioè se si dovesse battere anche il Brescia, sai che a Pescara non si parlerà più di salvezza probabilmente. Grave errore. Sarebbe anche la classifica che parlerebbe in maniera diversa, perché praticamente ho visto che noi a metà classifica ci siamo quasi, e quindi praticamente, però ripeto, anche le grottaglie, tu lo hai fatto notare, anzi il presidente Sebastiani fece notare proprio dopo la vittoria con l'Ascoli che anche le grottaglie aveva vinto contro il Pordenone e contro il Cosenza, e poi c'è stato un disastro, per cui bisogna andare con i piedi di piombo. Stiamo ricominciando, è ricominciato un nuovo campionato, e adesso logicamente se vinciamo anche domani vuol dire che praticamente abbiamo intrapreso la strada giusta. Vuol dire, Francesco, che il Pescara è guarito? Beh, dire che è guarito secondo me potrebbe essere anche una forzatura. No, se si dovesse vincere. Sì, ho capito, infatti stavo per dire vincere. Scusa, magari Enrico, poi... Enrico, un attimo solo, Francesco. Secondo me è importante la prestazione al di là del risultato, perché il risultato fa classifica, eccetera. Ma io ho sempre sostenuto che la prestazione è quella che deve essere tenuta in considerazione maggiore, che ti dà più fiducia nel futuro. Perché tu puoi benissimo giocare malissimo e vinci, ma hai giocato male, quindi praticamente l'iniezione di fiducia del risultato, io ci credo poco. Se tu hai dei difetti, praticamente per toglierteli ci vuole tempo. Francesco. Sì, ma io infatti stavo dicendo quello. Certo che una vittoria con una prestazione incoraggiante, magari anche più di quella che con il Monza, porterebbe una maggiore ventata di ottimismo, una classifica diversa,
ma a mio modesto avviso non aprirebbe nuovi scenari, perché magari da qui alle prossime 3-4 giornate, 3-4 partite, risultati positivi uno dietro l'altro, di colpo c'è classifica diversa, però la classifica è corta, poi ti scivoli un piede, ossia mantenere quella come devo dire, linea di giudizio, non guardando, dice, ma la classifica oggi è corta, stiamo a 3 punti da quello che l'anno scorso l'abbiamo fatto per un'intera stagione, fino a quando ci siamo accorti che il Pescara sul campo era retrocesso. Hai ragione, ci fu anche oggi, quella bella vittoria sul Benevento, per esempio, lo scorso anno, che ha perso sulla Pescara. Esatto, sembrava che la squadra avesse risolto tutti i problemi. Bravo, e mentre i problemi non erano risolti, ma credo 4-0. Bravo, meglio una vittoria giocando male che giocare bene e perdere. Guarda, ascolta, no, quello grazie. No, per il futuro, per il prossimo. Ah, no, futuro. Qui è ora, una partita alla volta. Io preferisco domani col Brescia giocare malissimo e vincere anche all'89esimo su autoreti di fuorigioco. Va bene tutto. Sì, basta portare a casa la vittoria. Malissimo sempre, se no non ti va sempre bene, Riccardo. Ecco, dopo Pisa, questa squadra sembrava che avesse dei problemi a livello offensivo, perché a Pisa, diciamola tutta, il Pescara, grazie anche a Fiorillo, ha speculato sul risultato, ha portato a casa un prezioso pareggio e si temeva che non riuscisse a rendersi pericoloso in fase offensiva. Questo non è accaduto contro il Monza, ci vuole ora un banco di prova veritiero per capire ancora qual è l'identità di questa squadra, no? Ah sì, ma tra l'altro io credo che molto dipenda anche dall'avversario, perché è fuori di dubbio che il Monza ha pagato anche la sua presunzione, perché alla fine il Pescara questa partita l'ha vinta soprattutto giocando in contropiede, quindi avendo campo con Ceteri. Io non credo che il Brescia verrà a Pescara per interpretare la stessa gara del Monza, quindi sarà, credo, una squadra più equilibrata, difficile. Non credo che vedremo appunto un Pescara aggressivo dall'altra parte, perché è ovvio che là di fronte c'è un avversario molto, molto forte. Quindi io ritengo che si possa essere una partita più equilibrata rispetto a quella, insomma, che è stata, sì, è stata bella, perché quando finisce 3-2 vince la partita al 90esimo, non c'è niente di più bello, voglio dire, tra gol, tutte le occasioni, tutto quello che c'è stato. Però credo che a questo punto, se il Brescia ha visto la partita come l'ha vista, sicuramente l'allenatore la imposterà in maniera diversa, cercando di non dare campo, ma soprattutto a Ceter. Poi dipenderà, se non dovesse giocare Ceter dall'inizio magari potrebbe essere una partita diversa. Però io mi aspetto più una gara molto equilibrata, con magari anche con poche occasioni. E se si dovesse vincere, Totò, cambierebbe qualcosa? Io spero di no, almeno nell'idea generale, perché almeno dei calciatori, il miglior allenatore, devono pensare ad altro, perché il campionato è lunghissimo e l'esperienza dell'anno scorso l'avete appena accennata voi. Abbiamo avuto quella partita, quella col Monza l'ha costa, anch'io l'ha costa molto, e quella gara stravinta col Benevento, perché sì, è vero che il Monza non è a quel livello in questo momento, però come squadra viene presentata come il Benevento di allora, quindi quella partita poteva segnare la svolta, ma non la segnò, come ricordassi. Poi sono stati vari cambi di allenatore, però se vince nell'immaginario collettivo è ovvio che comincia a pensare diversamente, come del resto già si annusa adesso andando in giro parlando con i tifosi. Cioè, è molto rinfrancato, voglio dire, il tifoso biancazzurro rispetto al pessimismo iniziale, quindi io, l'importante è che restino con i piedi per terra giocatore e allenatore. Questa è la cosa, soprattutto pensando anche alla società, comunque, di dover ritoccare questa squadra, a prescindere dai risultati che farà da qui alla riapertura di gennaio. Ecco, appunto, si arriverebbe però al mercato di gennaio con un bottino di punti che ti permette di essere un attimo più sereno, no?
Certo, ma anche di fare scelte più giuste, voglio dire, perché invece di scegliere in emergenza tu scegli quello che ti può mancare, quindi direi che è molto anche più facile dare, se la squadra ci arriva col carattere di adesso, con la capacità di fare il gioco e i risultati come in questo momento, si tratterebbe di un ritocco o due per definire la situazione, mentre invece c'è le scommesse, io non credo mai al mercato di gennaio, anzi ha sempre portato male, se vi ricordate, anche nei momenti migliori, perché si rischia di rovinare il giocattolo. Ecco, invece si sono sentite anche delle voci nelle ultime ore, dopo la partita col Monza, Macin potrebbe tornare, non so se avete sentito qualche voce nel corridoio, sarebbe utile o no? William, poi rifacciamo il giro. Sì, Macin sempre a mezzo servizio sta col Pescara, praticamente. Ovviamente tornerebbe in prestito perché il Monza. Sì, sì, ho capito. Però voglio dire, o fa il giro dell'andata o fa il giro di ritorno con il Pescara, praticamente. Quindi poi, tu non lo riprenderesti? Come no, certo, scherziamo, è un giocatore straordinario, certo. Sì, però secondo molti serve un attaccante con caratteristiche diverse. Serve l'attaccante, perché Seterre è fortissimo, ma Seterre fino adesso sta dimostrando che purtroppo non regge, non gli tre partite 90 minuti l'una, ma non regge 90 minuti, magari da qui a un mese, due mesi, ci accorgeremo che ha trovato finalmente una condizione fisica e una solidità fisica con i muscoli e tutto che oggi non ha. Ma serve un altro attaccante, perché con Seterre è un Pescara e senza Seterre è un altro Pescara. Purtroppo l'abbiamo visto. È vero, è vero. E chi parla? Riccardo, tu su Macin? Io, a me non piacciono le minestre riscaldate, quindi Macin, soprattutto dopo aver visto la prestazione che ha fatto contro di noi, lo lascio dove sta, anche per come si è comportato quando è andato via la prima volta. Quindi per me Macin è un capitolo chiuso. Per quanto riguarda il discorso dell'attaccante, volevo ricordare al mio amico Francesco che anche Lukaku, dopo tre partite consecutive, camminava in Interspezia. Probabilmente giocare ogni tre giorni, soprattutto chi è di corporatura molto pesante, ha più facilità, fa più fatica nel recupero. Ecco, ma dalle notizie che ci dava prima Andrea, però domani potrebbe non giocare dall'inizio. Ma io credo che lui giocherà Galano Seter, secondo me, ora con tutti i massaggi che fanno e tutte le secondo me inizierà lui la partita, anche perché difficilmente Breda, per come abbiamo giocato, per come si sta svolgendo questa parte di campionato, cambierà qualcosa sulla formazione, a meno che ne è obbligato. In attacco non ha nessuno, credo che giocherà Seter Galano, a mio avviso. Ok, però se arrivano queste notizie, perché ci sono informazioni di carattere diverso proprio per la gestione di questo, perché mercato. Le fanno perché dobbiamo irgambugliare gli avversari. No, perché le condizioni fisiche sono sempre un po' a rischio di appunto, ma io infatti, se dovesse arrivare Macin, andrebbe benissimo, ma prima di Macin serve una volta si riceve, Totò, correggimi se sbaglio, il centravanti, la punta. Bravo. Centrale. Poi prendo Macinino, Macinetto e Macinuccio. Il Gollaro, ti ricordo. Bravo, esatto, serve un giocatore con caratteristiche specifiche per il reparto offensivo. Ma ripeto, e compagnia bella lo sanno meglio. Totò, si è parlato anche di un difensore, ritieni che si possa andare avanti così, perché ci sono versioni un po' diverse nella stanza secondo me un difensore, anche perché diciamo francamente nel reparto arretrato adesso diciamo che è arrangiato, perché Balzano non è che potesse fare quel ruolo che sta facendo, lo stesso Jaroszewski sta crescendo, però non è, ma io credo che un difensore sarebbe importante, magari qualcuno in uscita, non so, dovesse uscire Scognamiglio, arrivare un difensore di sostanza più giovane non sarebbe sbagliato, però anch'io credo che l'obiettivo principale deve essere attaccato, perché è assodato che insomma questa squadra, del resto le esperienze passate, ricordiamoci l'anno scorso come siamo stati, si è portato Minello, è finito l'attacco del Pescara, l'anno prima ancora, voglio dire, il problema vero è il Pescara.
meglio non rischiare quindi sotto questo aspetto. Esattamente, secondo me un attaccante in più ci vuole. Andrea, velocemente, tanto se ne parlerà nelle prossime settimane, ma possibilmente non una scommessa, ossia un attaccante che nella sua carriera è andato sempre bene. Se poi non dovesse andare bene a Pescara, quello è un altro discorso. Tu non puoi rimproverare una società che compra un attaccante che ha sempre Francesco, è vero quello che tu dici, è vero quello che tu dici, però è anche difficile trovarlo, perché questo attaccante sa che arriva a Pescara e non ha una maglia titolare perché c'è Seter, quindi un attaccante forte, e sa che arrivando anche in Serie B, se lo acquisti dalla Serie C, è costretto inizialmente almeno a stare in panchina. Quindi è una scelta. Ma perché non può essere che giocano tutte e due insieme? Può essere tutto. Scusa, può essere e tutto, se prendiamo due piccioni con una fava, prendiamo un buon centrale difensivo e spostiamo Scogni e Meglio in attacco, non sarebbe una bella idea. Allora Andrea, domani Balzano è confermato oppure in dubbio anche lui? Dopo la buona prova può essere confermato. No, sempre per le condizioni fisiche. È chiaro fisiche. Che Breda dovrà fare delle valutazioni, anche perché Balzano è stato cambiato nel finale di partita, era reduce da una settimana di stop, si era allenato solo nelle giornate antecedenti, quindi delle valutazioni andranno fatte. Se non dovesse giocare Balzano, Gut può essere un'alternativa importante, vista la buona prova di Pisa, ma anche quello che ha fatto nel finale della gara contro il Monza. E poi mi dicevi che ha recuperato anche Masciangelo, non è convocato però per la partita di Chiavari, no? Domenica alle ore 15, domenica 28 dicembre alle ore 15. Potrebbe esserci. Allora, una lista dei convocati. Puoi toglierti le ultime curiosità con i nostri amici, Andrea? Sì, chiedo a tutti, se foste in Breda, firmereste per il pareggio, per muovere la classifica, dopo lo sforzo fatto con il Monza, e visto che Brescia è una squadra forte, e vincere due di fila in casa normalmente non è così semplice, firmereste per il pareggio? No! Non ci sento dare spiegazioni? No, secco. Nemmeno io. No. Me la gioco, se mi va male. Bravo. Anche perché il Brescia è una squadra forte, ma non mi sembra che sia primo in classifica, che c'ha 40 punti, quindi io credo che non si può sempre vincere, anche un pari va bene, l'importante è muovere la classifica. Totò. Enrico. Ma sì, direi di massima, scusami, direi di massima, credo che voglio dire un pareggio sarebbe anche accettabile, però è chiaro che dipende sempre dalla prestazione, non è che puoi giocare per il pareggio, devi cercare di fare la partita in base anche a quelle che sono le capacità dell'avversario. Dovesse venire in parità, sarebbe comunque un risultato utile. Ma è ovvio che sarebbe un risultato utile, ma la domanda di Andrea era diversa. Firmereste per un pareggio oggi? No. Se poi pareggio con il Brescia sarei ugualmente contento, soprattutto se la partita è andata in un determinato modo. William. Non dobbiamo perdere la prima cosa, poi firmare il pareggio no. La sconfitta non la voglio assolutamente, però voglio vincerla questa partita e dare seguito e fare 6 punti in 2 partite. Ma scusami, ma dipende da come la vuoi vincere. Voglio dire, il problema del Pescara è anche questo. La partita che ha perso in casa prima di questo, come l'ha persa? L'ha persa giocando con l'avversario che giocava in contropiede, addirittura quando era in vantaggio. È ovvio che devi fare anche queste carte. Cioè, la prestazione non è che dici oggi voglio vincere, attacco, ma non è così. Vabbè. Dipende pure dall'avversario. Dottore, quindi il pareggio probabilmente capito? No, potrebbe anche però quello che dico io, devi giocare con molta attenzione. Molta attenzione, concentrazione, equilibrio, perché non è che poi dici oggi voglio vincere ma andiamo tutti all'attacco. Un'altra domanda, Andrea, e poi chiudiamo. Andrea, forza. Sì, Enrico, rapidamente. Arrivo subito a te, William. Non so chi vuole parlare perché ci sono degli ex. Martella forse è un rimpianto per il Pescara. Bjarnason ha segnato delle pagine importanti, anche lui però lascia un po' di rimpianto per quella famosa finale di ritorno di Bologna che non giocò, e poi ci furono i tifosi pescarese che inondarono la pagina della Facebook della nazionale islandese. Un ricordo, se possibile, di questi due profili che saranno ex della partita. C'è anche Ragusa, assolutamente, che fece molto bene nell'anno di Marino.
Cioè, vuoi sapere chi, chi temono di più tra questi ex? Sì, o se, se c'è una caratteristica che temono di loro, o se sono dei giocatori che si possono rimpiangere per alcuni motivi. Ma Bjarnason sicuramente è un giocatore che io rimpiango, che c'entra? Bjarnason è un grossissimo giocatore. Ragusa, quando ha giocato qui, praticamente ha avuto dei problemi, però poi è stato determinante nella seconda fase. Sono bravi giocatori, quindi se potessero... William, allora, siccome oggi abbiamo avuto il piacere di averti in trasmissione, poi ovviamente tu parteciperai anche a altre trasmissioni. Breda ti piace, William? Guarda, Breda secondo me ha il carattere e la, diciamo, la psicologia da mettere in atto come allenatore, quella giusta. È una persona che sicuramente non creerà problemi nello spogliatoio. Sicuramente lui ha... Ci auguriamo che lo spogliatoio non lo crei a lui, però. Come? Esatto. Ci auguriamo che lo spogliatoio non li crei a lui. Esatto. Aveva detto bene De Biasi, praticamente ci deve essere un connubio fra squadra e allenatore. E certo, io credo che ci siano tutte le capacità da parte di Breda di non creare problemi nello spogliatoio con scelte magari oppure con discorsi. Io mi ricordo quando il padre di Otto, e questo la voglio raccontare. Sì. Quando il padre di Otto aveva Luiso come attaccante, Cibiglia volle Carnevale. Quando sì, arrivò Carnevale, il primo approccio nello spogliatoio, Franco Otto sbagliò nel dire, siccome stava facendo lo spiritoso Carnevale. Ma lì c'erano problemi diversi, Andrea, lì c'era una situazione diversa in società. Sì, quindi... Io volevo Luiso, e da allora è successo che con 31 punti al girone d'andata a momenti retrocedevamo, e quindi praticamente bisogna stare molto attenti. Se ti ho sottolineato Breda, questa problematica di Breda, perché Breda ovviamente questo spogliatoio ha creato problemi agli altri allenatori. Scusa, Andrea, è inutile negarlo, Enrico, no? Enrico, sì, se mi concedi un minuto soltanto. Sì, molti proprio un minuto chiedono, perché stiamo per chiudere. Sì, molti mi chiedono perché non è stato intitolato Poggio degli Ulivi a Bruno Pace. Adesso fanno 3 anni che sì, è morto. Allora io ricordo che Peppe De Cecco, il presidente Peppe De Cecco, voleva intitolare perché l'aveva creato lui il Poggio degli Ulivi, e sì, disse centro sportivo Bruno Pace. Sebastiani mi disse: guarda che a luglio facciamo il contratto, facciamo una grossa festa. Io sono d'accordo, siccome adesso praticamente c'è questa querela e questo, io mi preoccupo e mi preoccuperò di contattare Peppe De Cecco per far sì che questa cosa si realizzi. Sì, molto bello, molto bello quello che tu dici. A prescindere dalla proprietà, l'importante è che si intesti a Bruno Pace, o lo prende, esatto, uno, lo prende, esatto, l'altro. L'importante è che, certo, venga ricordato Bruno Pace. Va bene, certo, grazie William per questo intervento. Ringrazio come sempre Francesco Di Francesco, Riccardo Clinco e Totò De Leonardis. Ringrazio Andrea Iaconi e Gianni De Biasi, ciao, che sono stati con noi. Ringrazio te, Andrea Costantini e Maurizio Daguini in regia. Noi ci rivedremo anche lunedì prossimo. Non andiamo in vacanza, anche perché non si può. Grazie per averci scelto.